Miss. Buonasera. Con la nostra Raffaella Longobardi. Allora, come si sta? Come si sta con quella corona in testa? A parte quel tempietto, dove vi trovate? Allora, ci troviamo in un tempietto, Lamberto, l'abbiamo messa qui, è arrivata adesso, ha passato una notte che poi ci racconterà come dice giustamente. Beh, una bella notte, immagino, no? Che cosa mangia, perché di un'altezza stratosferica, ti prego, alzati tanto, ormai. Eccola qua. Ecco, cosa si prova con una corona così importante, Maria? Grande emozione, soprattutto un grande regalo per i miei 18 anni, e soprattutto inaspettato. Compiuti 3-4 giorni fa? Sì, l'altro ieri sera. Ci picchia, che festeggiamento. Subito. Senti, tu hai dimostrato, aspetta, non so se ci possiamo ancora muovere, abbiamo un regista severo, hai dimostrato un grande sangue freddo a 18 anni, senza nessuna esperienza, come hai fatto poi a reggere così bene? Io ho semplicemente giocato e ho pensato soltanto a divertirmi, e soprattutto però a portare in alto il nome della Calabria. È vero, tu questa Calabria l'hai nominata, brava, siamo contentissimi, perché è vero un po' che la Calabria è solo bistrattata, invece come hanno festeggiato a casa? Che hai sentito? Alla grande, fuochi d'artificio, emozione, perché i miei compagni era da tanto tempo che non portava... La prima telefonata ricevuta da Maria qual è stata? Dei miei nonni, dei miei genitori a casa, dei miei due fratelli. Tu sei molto affezionata alla tua nonna? Sì, sì. Ecco, un consiglio della nonna, danno sempre consigli, che d'ora in poi ti sarà molto utile, secondo te qual è? No, innanzitutto mi raccomando, mangia! Mangia? No, ma lei non è magrissima, giusto, non hai nulla di borderline anoressico. Prego, accomodati. Quindi cosa mangi? Cosa hai mangiato finora, voleva sapere Simona? Come t'hanno cresciuto? Come t'hanno cresciuto? Un fiore innaffiato tutti i giorni. Sì! Eh? Sentito che ha detto che ti hanno innaffiato dalla nascita? Cosa mangi? Cosa mangio? Mangio di tutto. Sempre? Ma che cosa vuol fare da grande la Miss Italia? Cosa vuol fare da grande? Cosa vuoi fare da grande, Maria? Raggiungere 1000 obiettivi e poi sperare. È un po' vago, però. Mille occasioni. Maria, ecco, tra le tante. Tipo aspirare a diventare una modella. Ah, ecco, tra le tante modella. Conduttrici. Senta, poi io seguo senti, la vita in diretta sempre da casa, e quindi è una grande hai emozione. Hai sentito, Lamberto, sì. Segue sempre la vita in diretta. Brava, brava. Allora, c'è il nostro ospite Pierluigi Diaco che voleva fare una domanda a Maria, una domanda un pochino cattivella, Pierluigi. No, cattivella no, insidiosa direi. Innanzitutto, ciao. Complimenti, io sono di origine calabrese, quindi il senso d'appartenenza per la terra che rappresenti mi fa molto piacere che tu l'abbia sottolineato. Voglio chiederti una cosa che ti chiederanno in tanti nelle prossime ore, perché questa mattina le agenzie di stampa italiane hanno ripreso alcune dichiarazioni che il tuo professore, supplente se non sbaglio, e il preside che sedeva accanto, hanno fatto in occasione della dopo Miss. Ecco, io sono veramente, cioè, non sono moralista, sono contento che tu abbia vinto Miss Italia perché te lo meriti, però la cosa un po' curiosa è questa, cioè che noi stiamo vivendo un periodo in cui gli insegnanti spesso si lamentano, adesso non vorrei parlare della riforma perché il discorso è lungo, però si lamentano, diciamo così, della loro missione, cioè insegnare è sempre più difficile. Il fatto che ieri Miss Italia abbia ospitato un professore che con allegria ha dichiarato di aver segnalato il tuo nome ad un'agenzia di spettacolo e con allegria sosteneva di aver accanto il preside, non dico che è anomalo, ma quantomeno secondo me se l'avessi raccontato tu sarebbe stato gudurioso, divertente, da romanzo popolare. Siccome l'ha fatto il professore e il preside, si ha la sensazione che questi insegnanti, invece di iniettare cultura, insegnino ai ragazzi ad ambire al mondo della televisione, che secondo me è un po' diseducativo. Ecco, un po' anomalo, via. Qual è la tua risposta, Maria? Sì. No, non è vero, il mondo è bello perché è vario. Poi lui ha ispirato, mi ha dato proprio, lui mi ha iscritto al concorso e quindi è grazie a lui. Ma tu non ti sei domandata, Maria, ma tu non ti sei domandata perché un professore, invece di dirti, guarda, rincorri questa strada che va benissimo, perché io non sono marista, la televisione e la bellezza vanno valorizzate, ma invece solamente di darti un consiglio ti ha perfino iscritto al concorso, secondo me commettendo un errore sul piano dell'insegnamento. Ascoltiamo Maria. Ma si possono conciliare tutte e due le cose, io penso. Com'è come professore questo qua, questo signore? È veramente il mio supplente.
Quindi è venuto, ti ha visto, quindi, sei bella, ti scrive invece che... Beh, è un po' strano, ha ragione, no? È per giunta anche supplente. È pure supplente. Grande Lamberto. Battuta di Sposini meravigliosa. Beh, diciamo allora, che supplente è anche meglio, perché forse quello di cattedra non pensa a farti studiare, eccetera. Questo sapeva che il suo periodo sarebbe stato breve. È stato comunque, scusa, dalla scusa bellezza. Raffaella, allora al di là della piccola anomalia che c'è, per carità, però noi non vogliamo neanche rovinare questo grande bellissimo sogno a Maria, perché se lo merita, perché è una splendida ragazza, e quindi magari dovremmo anche ringraziarlo, quel professore che l'ha iscritta, perché sennò non la vedremmo adesso, però bene, quell'anomalia certamente resta. Diciamo che è un problema, una riflessione sulla scuola di oggi. No, diciamo così. Allora, però io invece vorrei che Maria ci raccontasse un po' più da vicino, come dire, un po' più concretamente le sue aspirazioni, perché dire voglio fare mille cose è un po' vago, ecco, no? Devi essere un po' più precisa. No, tu hai un'attrice alla quale ti ispiri, una showgirl che ti piace? Io aspiro come una modella. Ah, modella, la moda, il fashion. La moda. Non l'attrice, non la conduttrice, la mia quotidianità, oltre che andare a scuola, io faccio anche teatro, e nuoto, pallavolo, quindi cerco sempre però di mantenermi impegnata. C'è un sogno che hai proprio vero, quello della moda. Sì, la moda. E hai un modello davanti a te, un modello inteso, un esempio? Claudia Schiffer, ci somiglio? No, non lo so, secondo te le somiglia? No, secondo me è più bella perché è italiana e quindi io tipo per l'Italia. La cosa che mi colpisce, ma è una domanda che voglio farla, è questa. Siamo abituati a vedere tutte queste ragazze che partecipano a Miss Italia che vogliono fare le modelle e la televisione. Mi domando, siccome la bellezza è un valore aggiunto anche per fare mestieri diciamo più semplici, mi farebbe piacere per la prima volta vedere una Miss Italia, ma magari in futuro ci sarà, che dice voglio fare il notaio, l'avvocato, voglio fare l'insegnante. Però io non ne sento tante, perché la sensazione si dà che il messaggio che passa è che chi vince Miss Italia deve fare per forza la televisione, che va benissimo. Però sarebbe interessante vedere un concorso di ragazze un po' diciamo così più sprovvedute, più swing, che sognano altro. È chiaro che ma sentiamo Simona, sentiamo. Scusate, Simona. Ma sì, ma io comunque non lascio la scuola e lo studio. Certo. La cultura è molto fondamentale. Il grande sogno di un giovane è questo, purtroppo è solo questo se vuoi. I giovani dovrebbero avere tanti sogni, ma è chiaro che il grande sogno, da bellissima in poi, le mamme portavano le figlie a fare i provini, ancora le portano, adesso addirittura le portano i professori. Il grande sogno resta il mondo dello spettacolo, e su quello non ci piove, ed è giusto. Ma anche possiamo che dire sia così. che è grave questa storia del professore, perché Simona, veramente essere troppo lassisti su questo secondo me significa far passare messaggi sbagliati. Ti devo dire sinceramente che io non la trovo così grave, la trovo da un punto di vista del costume, se vuoi il segno dei tempi, e cioè di che tempi oggi orrendi, però può darsi, certo, sicuramente è così. Ma oggi il mondo dello spettacolo è tanto ritenuto accessibile, cosa che prima non era così accessibile, tanto che attraverso Miss Italia, piuttosto che altri grandi programmi, altri piccoli programmi, perché non è detto che oggi puoi vedere le ragazze soltanto a Miss Italia, apri la televisione e le vedi ovunque, le sdoganano i reality, le ragazze diciamo così, che non vengono dalle scuole, non provengono diciamo dalle che è anche cambiato il modo, come dire, di reclutamento delle donne e anche degli uomini di spettacolo grazie alla televisione, perché una volta si facevano dei provini a Cinecittà e oggi anche la televisione, piaccia o no, dico, però è così. Sposini, su questo lei ha ragione, non bisogna essere severi, nel senso che la televisione mi dà del lei, Diaco? Nel senso, so che lei piace a lei, ti do del tu. No, assolutamente. Caro Lamberto, secondo me la televisione ha sfornato moltissimi talenti e su questo non bisogna assolutamente essere snob. Dico solamente però che singolo